E ciao a tutti ragazzi e benvenuti, benvenuti carissimi videotubisti. Sono sempre io, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani. Ragazzi carissimi, siamo qui su un nuovo gioco che volevo farvi vedere. Un gioco spaziale veramente fantastico. Sto parlando di Soul Zero Mars Colonization. Ragazzi, si tratta di colonizzare Marte, ma è un gioco che ho trovato per caso, così l'ho provato il tutorial e ho visto che è veramente divertente e voglio iniziare insieme con voi una partita e farvi vedere un po' le meccaniche e un po' di cosa si tratta. Allora, partiamo subito dicendo che qui possiamo scegliere se ci sono impatti di meteorite oppure tempeste. Se io direi mettiamo in modalità normale, in modo che possiamo goderci tutto quello che è le catastrofi naturali. Allora, iniziamo. La cosa strana, la cosa bella è questa. Iniziamo praticamente sul pianeta Terra e dobbiamo andare a colonizzare Marte. Benissimo, allora ci viene messa a disposizione per adesso questa navicella spaziale, questo razzo dove possiamo riempire con vari tool e astronauti pronti per la nostra missione. Allora, come potete vedere, questo tipo di razzo pesa già 6.000 kg e il massimo che è allocabile in questo razzo praticamente sono 7.000 kg. Allora iniziamo subito con iniziare a inserire qualcosa di importante, del tipo metano extractor, che è molto importante, 160 kg, e dobbiamo mettere un piccolo rover. Questo piccolo rover è un robot che ci permetterà di scandagliare il terreno alla ricerca di risorse. Noi perché dobbiamo colonizzarlo, ma dobbiamo essere anche autosufficienti. Quindi siamo già arrivati a 6.360 kg. Per adesso non voglio rischiare a mettere umani. Anzi, io direi ci mettiamo anche... no, è troppo. Questo pesa 600 kg. Il Forflick... questo è un aiutante, un tuttofare robot che serve per trasportare materiali pesanti. Allora, io direi di iniziare a portare magari del cibo e dei supply. Però, stavo pensando, devo per forza portarci un umano. Perché questo? Perché se non porto un essere umano, alla fine... non posso trasportare i supply, cioè praticamente l'attrezzatura da fuori dall'astronave, insomma, quindi è un vero problema. Quindi iniziamo a mettere 4, 5, 6, forse ne sono troppo, iniziamo con 4, facciamo 4 crates e poi dopo cerchiamo di salire su. Nel frangente dobbiamo anche spedire del vettovagliamento per l'astronauta, se no morirà, quindi diciamo sicuramente del cibo. Abbiamo bisogno di cibo all'inizio perché non siamo assolutamente autosufficienti, e dell'acqua. Dobbiamo stare attenti perché abbiamo, se non sbaglio, 3 spedizioni. Qui ci vengono consigliato quello che dobbiamo portare su, però io sinceramente voglio fare un po' a testa mia per... ecco qui, portiamo 190 kg, 190 kg di mangiare, di cibo, e 110 litri d'acqua e 4 supplies, praticamente attrezzatura. Abbiamo un small rover, un piccolo robot che ci permetterà di scandagliare il terreno, quindi alla ricerca di nuove risorse, il methane extractor che estrae dal terreno il metano in modo da ristabilire il carburante, riempire il carburante della navicella spaziale che ci farà atterrare su Marte, in modo tale quando è riempita la possiamo far arrivare a terra, insomma, e poi quindi ancora usufruirne, altrimenti siamo fottuti. L'astronauta ho molta paura perché non è tantissima roba, quindi cercheremo di fare il possibile per andare a prendere il prima possibile e fargli arrivare altro cibo e altre insomma supplies, perché altra acqua, altro cibo e altro materiale, perché altrimenti non sopravvive. Siamo pronti insomma con questa prima missione. 3, 2, 1, lancio. Allora, confermi il lancio, lui, che cazzo stai facendo? Non vedo, che consiglia 240 kg di cibo e 120 litri d'acqua, quindi vabbè, quindi praticamente allora in proporzione potremmo fare così, 200 kg di cibo e
magari anche un pochino meno, è 210. Ok, va bene. Questa è la versione più verosimile a quello che ci ha suggerito. Va bene, siamo pronti, ragazzi. Siamo pronti. 3, 2, 1, via. Ecco il nostro razzo che parte verso l'infinito e oltre, verso Marte in realtà, ragazzi. È partito il nostro razzo, cavolo. Ok, ci siamo, ci siamo. Speriamo bene, ragazzi. Questa è la traiettoria d'avvicinamento, bellissima. Siamo entrati nell'orbita, a quanto pare, di Marte. Ed eccoci qui, ragazzi. Siamo qui. Questa è la parte che è stata creata probabilmente randomicamente per scendere su Marte, per arrivare su Marte. Quindi troviamo un posto dove possiamo atterrare. Io direi proprio che venite qui tanto per adesso. Sì, atterriamo qui, scendiamo qui. Mi sembra un punto. Ecco la nostra astronave. Ecco qui, è arrivata. Siamo su Marte, ragazzi. Benissimo, benissimo. Abbiamo la possibilità, quindi, come vedete, 90 litri 210 di cibo. Ok, facciamo atterrare subito. Allora, prima cosa, facciamo atterrare subito il nostro micro robot qui, che ha caratteristiche incredibili, quella di esplorare il terreno e vedere che cosa c'è. Come vedete, c'è anche la possibilità di vedere meglio il terreno, ecco come lo vede lui, insomma, con una sorta di sensore. Mandiamolo in giro con la speranza che trovi qualcosa. Nel frattempo, iniziamo a far scendere il nostro astronauta. Eccolo qui, il nostro astronauta che all'inizio sta camminando per adesso. Abbiamo la possibilità di costruire dei pallet per metterci un po' di merce su. Ora vediamo un po' dove possiamo metterlo. Possiamo metterlo pure qui alla fine. Ok, iniziamo a metterlo qui e poi vediamo. Quindi verrà depositata la merce. Abbiamo quattro strutture, insomma, quattro cose, quattro rifornimenti, per dire, quattro casse di materiali. Gliele facciamo mettere tutte qui. Nel frattempo, allora, vediamo il robottino. Grandissimo culo, ragazzi. Credo che abbiamo trovato dell'acqua addirittura, ragazzi. Un botta di culo impressionante. Aspetta, avevo selezionato l'omino, attenzione. Allora, no, allora, attenzione, non facciamo casino. Qui, tra l'altro, facciamo venire fuori il nostro, questa sorta di aggeggio che serve a estrarre un materiale da terra per trasformarlo in fuel. Va bene, allora, ok, l'abbiamo portato. Ancora, ok, vai. Allora, vediamo sul. Ok, qui dice 36% di clay. Come vedete, ice. Praticamente questa sostanza azzurra è ghiaccio. Bene, andiamo avanti, ragazzi. Allora, quanto riguarda il robot, possiamo anche programmarlo e fargli fare delle traiettorie. Però io vorrei fare un attimino. Allora, questa è la nostra zona. Vorrei farla andare un attimino, sperando che non mi investe il mio personaggio qui. Ok, facciamo fermare qui. Ok, va bene, per adesso basta. Come vedete, lui seguirà il percorso in automatico facendo il possibile. Allora, il nostro personaggio rischia la pelle, ha già 51 litri, 132 litri di 140 litri di acqua. E no, aspettate, qui 140 che. Va bene, allora, ragazzi, però, allora, ragionando, potremmo iniziare a costruire varie cose. Infatti, come vedete, abbiamo 4 supply. Praticamente possiamo iniziare a costruire un pannello solare per energia Cneruba 2. Poi potremmo. Ah, un water tank. Sarebbe una cosa fantastica. Allora, possiamo iniziare a creare. Dice il rover ha trovato altra roba, fantastico. Allora, io direi il water tank qui potremmo mettere proprio qua su, ragazzi, guarda quanta acqua prende se lo metto qui. Ok, vediamo un po' se riesce a costruirlo, non lo so se riuscirà. Comunque, ok, proviamo un attimino. I rifornimenti servono anche assolutamente a riparare le cose, perché le cose sono tutte deteriorabili. Nel frattempo, questo affare si sta scaricando al 42%. Bene, perché dico questo? Perché dobbiamo cercare di portare il cibo quanto prima. 26 litri d'acqua, 25, ragazzi, qua moriamo. 80, ma consuma così tanto? Forse
Forse facendolo muovere è peggio, doveva stare fermo, secondo me. Vabbè, il tipo sta costruendo lui e mi sa, speriamo che non ci muore questo poverino, perché ci rimarrei veramente molto male. Ok. 18 litri d'acqua, cavolo, mi sa che questo muore sto poverino, Maledizione. Sì. Dobbiamo portare, questo servono due supply per poter finire il deposito d'acqua, perché questo deposito che ho visto che aveva il tipo praticamente sembra che sia anche un estrattore d'acqua, e l'acqua, ragazzi, sembra fondamentale qui, Il nostro rover ha finito la sua missione. Io direi di farlo andare. Ecco qui, ragazzi, che meraviglia, ha finito la sua cosa qui, Benissimo. Allora, facciamolo andare qui e poi basta, Nel frattempo il rover lo mandiamo. Oh, non lo buttare sotto, rover. Non investire il mio tipo. Ah, fermo, vieni qua. Non vorrei fossero così deficienti da uccidersi da soli, insomma. Allora, andiamo a vedere qui. Ok, vai, continua la tua scansione. Nel frattempo, ecco qui, ha costruito questo Cryo Tank. Come vedete, sta iniziando a estrarre dell'acqua, a quanto pare. Ah, bene, guardate, infatti non morirà. Moriremo di fame, ecco, non moriremo di sete, ma moriremo di fame. Che non mi rende felice, perché però intanto stiamo estraendo dell'acqua. Ok, vediamo un po' di costruire prima che muore. Magari facciamo costruire anche un pannello solare, lo mettiamo qui, vediamo un po'. Niente, non ce l'ha fatta, si è letteralmente disintegrato. Va bene, nel frattempo abbiamo la possibilità di andare a spedire un qualcos'altro. Il nostro rover sta andando. Guarda qui che giacimento. Che cos'è questa roba? Cerchiamo di capire. Questa roba qui è ore. Bene. Mi piace questa cosa qua. Ok, rover. Sta scovando un sacco di cose sto rover. Va bene, prosegue ancora di qua. È un bel giacimento questo, ragazzi, Va bene. Cos'è sta roba verde qui? Abbiamo trovato del metano, pensa te, ragazzi. Molto bene, molto bene, ragazzi. Ok. Possiamo andare da questa parte. Piano piano magari, Qui ancora, c'è un bel po' di roba qui, Ok, allora, nel frattempo ritorniamo sulla Terra, perché è disponibile un nuovo lancio. Purtroppo il nostro primo... Il poverino CC è morto di brutto. Questo poverino veramente ha fatto una bruttissima fine, però purtroppo è andato. Va bene, ragazzi, per fare la seconda spedizione aspetteremo il prossimo video. Spero, fatemi sapere se vi piace questo gioco, cosa ne pensate, se rassomiglia a qualcosa che già conoscete. Insomma, secondo me è abbastanza carino. Adesso facciamo la seconda spedizione nella prossima puntata. Con questo è tutto, Mujahideen, l'ultimo dei talebani napoletani, vi ringrazia, vi saluta, a presto e ciao!